In questo nuovo episodio vi svelerò come sconfiggere la regina Ghibto con tutti i trucchi. Benvenuti! Allora, oggi andremo finalmente a sconfiggere la regina dei Ghibto, ovvero appunto la regina dei Ghibto. Si chiama proprio così perché già l'abbiamo affrontata una mini parte di lei e quindi let's go! Mazza Riju, già sei qui? Sì, pare che siamo riusciti a riattivare tutti gli accumulatori. Dai, Link, diamo un'occhiata a questo dispositivo. Quindi, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale perché vi mostrerò come sconfiggere questa stramaledettissima regina. Oh, Link, la piattaforma si sta muovendo. E gente, mi devo cambiare assolutamente d'abito. Sono veramente stranito perché penso che sia potente. Là c'è qualcosa che luccica. La gemma. Ok, quindi allora non ne sono tanto sicuro. Ci provo. Appunto. Ho sprecato una freccia per vedere. Ora. Cucino le banalame. Assolutamente. Perché mi danno attacco plus di livello 2, che non è niente male. Poi assolutamente questa. E in più dovrei utilizzare questa anche. Ok, sono pronto. Molto bene. Almeno penso. C'ho una paura. Prima mangio un pochettino. Sai che c'è? Cucino un altro piatto. Perché c'ho veramente paura. Non so minimamente quello che uscirà. Ok, va bene. Frutta cotta XL. Va benissimo, gente, va benissimo. Quindi let's go. Iniziamo la battaglia contro la regina dei Ghibto, che mi ricorda il nemico di Buzz Lightyear. No, di Buzz Lightyear, di Bug's Life. Bellissimo. Bellissimo film Disney. Questa volta dobbiamo sconfiggerla. Esatto, tesoro. Ma c'ho tanta paura io. Ok, allora bisogna sconfiggere la regina delle Ghibto. La regina Ghibto, non delle Ghibto. Ah, non so più parlare. Allora, dove sei, brutta infame? Per te solo le lame. Sì, vabbè. Manco so dove stai. Ma beccati questa. Ma la strategia che abbiamo usato con i Ghibto. Beccati questa. Ok. Devo prendermi un altro arco già, perché ha scagliato tre frecce e sono morto. In poche parole, ma faccio un attimo così, mangio perché così c'ho questo. Attenzione, il suo tornado, avvicinati con cautela. Ok, perfetto. Poi uno e due. Dove sei, Riju?
Mi serve sia Rishu che lui. Facciamo così, va. Ok, bisogna stare decisamente tipo troppo attenti contro di lei. Quindi let's go. Ok, ce l'aveva con Rishu. Per fortuna. Mi dispiace Rishu, ovviamente, però per fortuna che ce l'aveva con te alla fine. Quindi riprendo questo per fare un po' più veloce, per fare un po' più di danno. Fammi vedere cosa sei. Ok. Vai. Hey, ok. Ok, perfetto. Con una bomba zona out tutto si risolve. Ora dobbiamo stare particolarmente attenti, ragazzi, perché qui è veramente infame la cosa. Devo assolutamente gestirmi bene i piatti e tutto quanto. Quindi Rishu. Per favore, let's go. Non ce l'ho fatta in tempo. Incredibile. Sì, va bene. Mangio un po' di carne cruda, i pomodori, un melone e let's go. Ti prego, anche però mi cura. Velocità. Oh no, ho fatto una scemenza. Ok, vai. Perché non sto attento? Allora. Va bene velocità, va bene velocità alla fin fine. Ok, almeno uno l'abbiamo fatto. Sì, la possiamo utilizzare. Vai Rishu. 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 Ok, aspettiamo, aspettiamo. E let's go. Allora, andiamo di qua per poi andare velocemente da un'altra parte. Ok. Ah, la velocità è molto utile. Caspiterina. Ok. Ok. Rishu. Rishu, ti prego. Perché Rishu non mi prende il comando? Ok. Sono troppo veloce, forse? Ok, allora. Decisamente ora. Ok. Vai tu. Vai. Ok. Tipo
Non è l'ideale ora. Dove sei, Riju? Vai, 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 vai. Perché è quasi finita. È quasi finita, gente. È quasi finita. Let's go. Non devo morire ora. Cosa sei in grado di fare? Ok. Let's go. Ma magari se con l'ultimo corpo dell'arco. Vai. L'abbiamo sconfitta finalmente. Mamma mia. È stato un panico. Ve lo dico subito. Finalmente abbiamo sconfitto la regina Ghibdo. Sì. Mamma mia. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ed ecco il portacuori. Gente, finalmente. Salvo subito perché non ce la faccio più. È stata lunghissima come battaglia. Ed ecco la gemma segreta pure. Ok. Quindi, per fortuna che ho messo la velocità, ho bevuto la pozione della velocità. Salviamo. E finalmente, appena hai sconfitto il possente mostro inghirlandato dalla tempesta di sabbia, è apparsa una pietra che emette una luce strana. Una strana luce. Riju la sta fissando. E che starà mai pensando? Ah, che starà mai pensando? Casomai, il portacuore. Finalmente arriviamo, se non sbaglio, a un decente numero di portacuori. Quindi, a 9 cuori. Buono. E quello cos'è? Cutscene, gente, cutscene. Quindi vedremo la saggia, perché ha una voce femminile, gente. Ok. Per ora questa è stata quella più stressante. Come tempio è stato facile, ma come boss fight di meno. Riju, sangue del mio sangue. Ma ok. Questa voce. Sei stata tu a parlarci per tutto questo tempo? Sì. Io sono una tua lontana antenata. Ok. Una guerriera Gerudo al servizio del primo re di Nero. Una saggia in grado di dominare il fulmine. Ti sei battuta valorosamente controllando i fulmini con maestria, come mi sarei aspettata da una mia discendente. Sei l'orgoglio delle Gerudo. Il mostro che aveva provocato la tempesta di sabbia era stato inviato dal re dei demoni. Il suo compito era uno solo. Doveva. Quindi avrà degli orecchini. La pietra che hai appena toccato. La gemma segreta. Ok, quindi lei avrà degli orecchini, Il re dei demoni. Non temere. Fra non molto tutto ti sarà più chiaro. Ok. Voglio che ascolti bene le mie parole. Questa è la storia della guerra degli sangue e di come il nostro destino cambiò per sempre. Ovviamente queste cose noi già le sappiamo. Accadde tutto molto tempo fa, in un lontano passato, poco dopo la fondazione del regno di Hyrule. Un giorno apparve una presenza maligna che attaccava gli innocenti e bramava la distruzione del regno. Era il re dei demoni. Okay. Era il patriarca di noi Gerudo, un uomo talmente ossessionato dalla sete di potere da trasformarsi in un mostro. Informazione importante. Il primo re di Hyrule, Raul, insieme a me e ad altri 5 valorosi guerrieri, si levò contro di noi. Raul ci affidò le gemme segrete per provare ad affrontare il re dei demoni ad armi pari. Sono artefatti in grado di aumentare il potere di chi li porta con sé.
In qualità di saggia del fulmine, anch'io presi parte alla battaglia con l'aiuto della mia gemma segreta. Ok. Ma il nostro nemico era troppo potente. I miei attacchi fulmine non riuscivano nemmeno a scalfirlo. Sembrava invincibile. Alla fine Re Raul capì che non ce l'avremmo fatta a sconfiggere il re dei demoni. Fu allora che decise di porre fine alla battaglia, sigillando il re dei demoni a costo della sua vita. La guerra dell'esilio. Ci fa ben comprendere che effettivamente è coso Ganondorf. Non molto dopo. Una dei sei saggi, la saggia del tempo, venne a farmi visita e il destino di Norgherud cambiò per sempre. Ok. Un giorno il potere che ha imprigionato il re dei demoni si esaurirà. E quando accadrà, Link avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per affrontarlo. Va bene. Ti prego, donagli il potere di evocare i fulmini. L'inarrestabile forza di voi indomite Gerudo. Fu in quel preciso momento che capii quello che dovevamo fare. Desideriamo eliminare il re dei demoni più di ogni altra cosa. In fondo è fra noi Gerudo che è venuto al mondo e dobbiamo assumercene la responsabilità. Ti prometto che quando il re dei demoni farà il suo ritorno, la saggia del fulmine si risveglierà e lotterà al fianco di Link con il resto del suo popolo. Perfetto. Gente, è molto importante che si sappia questa cosa. E comunque... Ora conosci la storia del grande conflitto che cambiò il destino del nostro popolo. Grazie al vostro coraggio, la cittadella Gerudo è salva. Tuttavia il re dei demoni non è ancora sconfitto. Regiu, mia discendente, accetta in eredità questa gemma segreta per onorare il giuramento che feci alla saggia del tempo. E metti il tuo potere al servizio dello spadaccino Link nelle battaglie che verranno. Perfetto, grazie. Così è questo il mio destino. Combattere al tuo fianco. Beh, sì. I miei doveri da matriarca, il mio destino come saggia. E ora lottare insieme a te. Sembra divertente. Non permetterò a nessun re dei demoni di prendersi il nostro mondo. Brava, Rishu. Accetto la gemma segreta. E gli saranno donati gli orecchini come prima. Comunque sarebbe troppo bello avere queste gemme segrete da collezionare. Quindi per favore Nintendo, falle. Le acquisto subito. Ok. Che in realtà già l'ha fatte. Adesso sono la saggia del fulmine. Sta a guardare. Questo è il mio nuovo potere. Bello. Lei la userò molto. Link, dammi la mano, avanti. Posso dire wow. Wow. Io, Regiu, saggia del fulmine, giuro solennemente di combattere al tuo fianco. Va benissimo, a te ti terrò sempre. Eccoti la prova della mia lealtà. Lei proprio fa il gesto per passargli il potere. È bellissima questa cosa. Il suo è uno dei poteri più forti. Ce ne mancano ormai due in totale. Quindi quello dell'acqua, presumo. E poi gli altri due non li so, quindi tre. Perché ce n'è uno al centro.
Grazie a questo anello potrai contare sul mio potere tutte le volte che vorrai. Adesso posso finalmente saldare il mio debito. Allora, vogliamo tornare alla cittadella? Sì. Ok, è stato fondamentale sapere la sua storia e tutto quanto. Sono felice di aver sconfitto finalmente la regina degli Ibdo e tutto quanto. Ora, cosa dobbiamo fare principalmente? Una cosa sola, ovvero esplorare bene. In più dobbiamo fare alcune mission quest. Dai, finalmente non c'è più questa schifosa tempesta di sabbia e possiamo finalmente guardarci intorno e capire dove andare. Ok, tutte le piccole Gerudo. Io voglio sapere, ma adesso posso camminare liberamente? Viola, ovviamente. Da quando lì c'era dell'acqua? C'è sempre stata, effettivamente. Ecco, i negozi sono stati riaperti, tutto quanto. Link, ti sono grata per avermi aiutata a salvare le Gerudo. Stando a un rapporto, una volta spentassi la tempesta di sabbia, i Ghibdo hanno smesso di attaccare le aree abitate. La ricostruzione richiederà del tempo, ma grazie a te possiamo tornare a vivere in superficie. A nome delle Gerudo, ti prego di accettare il mio Sark-Sark. Ok, quindi? Il mio grazie sarebbe? Ora la città è al sicuro, ma mi spiace, ancora non ci sono informazioni riguardo a qualcuno che assomiglia alla principessa Zelda. Beulah, in realtà c'è stato un evento in cui è rimasta coinvolta Zelda. Quando ho preso la mano, in mano la gemma segreta, ho visto che la persona che la mia antenata chiamava la saggia del tempo era identica a Zelda. Supponiamo che fosse la vera Zelda? Allora, la Zelda che conosciamo si trova nel passato remoto, nell'epoca in cui ha vissuto la mia antenata? E la Zelda del presente è una persona diversa. Sembrerebbe sensato con questi presupposti, ma non la sapremo con certezza senza investigare oltre. Link, nonostante la fine della minaccia della tempesta di sabbia e degli Ibdo, al momento non possiamo lasciare il mio posto. Non posso lasciare il mio posto, almeno finché la città non sarà tornata alla calma. Tuttavia, mi assumo la responsabilità di cercare Zelda, perciò ti prego di lasciare che ce ne occupiamo noi. Io sarò al tuo fianco con i miei poteri, da saggia, e giuro, ti aiuterò con tutte le mie forze. Guarda, Riju, mi fa solamente piacere. Sabà. Link, spero che i tuoi viaggi ti condurranno nuovamente qui. Non vedo l'ora di incontrarti di nuovo. In realtà vorrei parlare nuovamente con lei e con tutti quanti. Magari ci danno qualche arma. Effettivamente nello scorso Zelda era così. Farò del mio meglio per raccogliere informazioni sulla principessa Zelda per quando ci rivedremo. Torna a trovarmi. E Link, ricorda che quando non sono al tuo fianco, i miei poteri da saggio ti accompagneranno sempre. Ok, no, non ci dice niente di particolare. Comunque è sgorgata di nuovo l'acqua. Mamma mia, siamo talmente veloci. Ok, effettivamente c'ha senso. La forza del vostro parto ti permette di evocare la manifestazione di Riju. Ora, ritornare al tempio sarebbe opportuno? Non lo so con certezza. Però noi ci proviamo. Che dite? Esilio del dragone.
Nella mappa non ci sta niente riguardante ad altri geoglifi. Quindi presumo che qui non ci stanno geoglifi in questa zona. Ma scusate. Ma lui innanzitutto deve stare attento. Ok, perfetto. Elettricità uguale acqua, se non sbaglio. Ok, si protegge sto maledetto. Ok, ma fin quando non lo posso prendere però. Ok, allora, l'importante era questo. Artiglio, ok. Corno di Lizaford. Mi interessava questo tantissimo. Io andrei lì, gente. Però oggi la smettiamo di esplorare e tutto quanto. E noi ci lasciamo e ci vediamo domani con un nuovo episodio, dove molto probabilmente esploreremo anche il cielo e andremo verso... qua per sbloccare questa parte di mappa. E poi dobbiamo fare tutto questo, perché sta qui l'ultimo fenomeno, gente. Sta qui. Detto ciò, let's go.